alla realizzazione degli scavi per l'installazione dei cassonetti dei rifiuti. A Massa, piccola frazione di Vallo della Lucania, come Torino, scendono in campo le donne. Sei signore, ieri mattina, anche grazie all'intervento dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, Pietro Miraldi e Annellina Chirico, sono scese in piazza per fermare i mezzi meccanici che stavano realizzando i lavori per conto del comune. I cittadini di Massa sono infatti rimasti sbalorditi in quanto i lavori erano in corso nella piazza principale del paese, sede di incontro tra i massesi e di gioco per i bambini. A nostro avviso, ha ribadito Pietro Miraldi, è opportuno interrogare ed informare la cittadinanza ogni qualvolta si fanno interventi che possono suscitare scelte discutibili. I lavori per ora sono stati bloccati nella centralissima piazza, forse saranno realizzati altrove. Un importante risultato. Ieri mattina sono stato contattato da un cittadino di Massa che mi ha portato a conoscenza che si stavano effettuando degli scavi nella piazza principale, piazza di Lorenzo. Con lui sono stato appunto a Massa a vedere questi lavori che erano iniziati appunto la mattina e mi sono informato con l'impresa che stava effettuando questi lavori e ci ha comunicato che si stavano svolgendo questi scavi per installare delle isole ecologiche, al che ho contattato immediatamente l'assessore Coraggio per chiedere informazioni in merito e mi ha detto che era stato individuato quel posto perché secondo loro non era un posto centrale e quindi era più giusto metterlo lì per facilitare anche persone anziane eccetera. Poi ho immediatamente poi mandato una lettera sia all'ufficio tecnico che al sindaco per chiedere di sospendere ad horas questi lavori perché a nostro avviso non era giusto installare un'isola ecologica al centro del paese. Io ho ricontattato poi l'assessore Coraggio che, a dire la verità, subito si è messa in moto per far sospendere questi lavori e adesso so che il fosso è stato coperto e sarà individuata un'altra zona, sempre centrale, ma meno fastidiosa, ecco, per gli abitanti, perché quella era la piazza del paese dove diciamo ci giocano i bambini, dove ci sono i cittadini massesi, dove spesso vengono svolte anche delle feste e delle manifestazioni. Un solo appunto però vorrei fare all'amministrazione, che quando si prendono queste decisioni, secondo me, a mio avviso, è giusto avvisare la cittadinanza e renderla partecipe. Un'altra appunto è questo, noi ne siamo venuti a conoscenza solo ieri perché la delibera di giunta del 26 ottobre è stata pubblicata sull'albo pretorio soltanto 2 giorni prima, quindi anche i cittadini sono venuti a conoscenza in modo tardivo.